Se ci fosse un modo per proteggere il nostro ambiente, tutelare il cibo italiano, mettere un freno immediato al rischio idrogeologico e creare posti di lavoro, quale sarebbe? La risposta è dire basta al consumo di suolo. In Italia, ogni giorno, ben 70 ettari di terreno vengono consumati. Di questo passo, frane e alluvioni continueranno a proliferare. In un paese dove circa 6 milioni di persone e quasi 500.000 tra scuole, ospedali e aziende si trovano in zone a forte rischio idrogeologico, il Movimento 5 Stelle ha presentato due proposte di legge per dire stop al consumo di suolo. Per noi, futuro significa difendere il suolo dalle aggressioni indiscriminate di speculatori senza cuore che hanno tutto l'interesse a cementificare suoli fertili, mentre in Italia abbiamo 7 milioni di appartamenti vuoti e migliaia di edifici pubblici abbandonati e inutilizzati. Un aumento di immobili vuoti nell'ultimo decennio pari al 350%. Mentre i partiti vogliono decidere quanto suolo pubblico continuare a sacrificare ogni anno, scansando e rimandando il vero problema, noi pensiamo che la vera decisione strategica sia il consumo di suolo zero e il recupero degli edifici che già abbiamo. Con le nostre proposte di legge puntiamo a censire gli edifici pubblici abbandonati e inutilizzati, perché se so qual è il mio patrimonio posso gestirlo razionalmente. Recuperare e riqualificare energicamente gli edifici creando posti di lavoro. Tutelare suoli agricoli per garantire la possibilità di coltivare cibo italiano. Infine, pensiamo che lo Stato debba aiutare i comuni, in modo che questi non siano costretti a svendere terreni per coprire le spese correnti. Cosa succede attualmente ai comuni? Continuano a rendere edificabili i terreni, cioè pezzi del nostro patrimonio comune, per coprire buchi di spesa. È come se per pagare le bollette noi vendessimo ogni mese pezzi della nostra casa. I comuni potrebbero invece destinare gli oneri di urbanizzazione ad opere che restano alla collettività, facendo manutenzione, mettendo in sicurezza aree a rischio o creando parchi ed aree verdi. È giunto il momento che tutti riconoscano che proteggere il nostro territorio, vivere in sicurezza e creare opportunità di lavoro possono essere la stessa cosa. È finita l'epoca delle speculazioni e del cemento. Lo pensa il Movimento 5 Stelle? Lo dice la natura. Stop al consumo di suolo.